Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6, edizione della sera. In apertura torniamo a occuparci del disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Il Ministero tira dritto per quanto riguarda l'annullamento della gara che assegnava i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B, nonostante non sia in possesso però dei documenti. L'annullamento del bando, avverte l'associazione ambientalista Forum H2O, ritarderebbe il tutto di almeno altri 6 o 7 anni. Il Ministero dell'Ambiente intende annullare la gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B di Bussi, ma non ha le carte, mentre l'azienda belga che si era aggiudicata il bando da 38 milioni, ha ancora pochi giorni per potersi opporre. Il Ministero ha chiesto i documenti al RUP, il responsabile unico del procedimento, che ne è l'unico detentore. Una vicenda paradossale, kafkiana. Cioè, da un lato il Ministero revoca una gara aggiudicata a una ditta per 38 milioni di euro e dall'altro lato, nello stesso tempo, dice io non ho i documenti, ma ce l'ha un'altra amministrazione. Il bando era stato aggiudicato ad inizio 2018, ma il Ministero non firmò mai il contratto e ora vuole annullare tutto in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui dovrebbe essere la Edison, responsabile dell'inquinamento, ad accollarsi la bonifica. Così però si rischia di ricominciare da capo, mentre le sostanze tossiche seppellite continuano a inquinare anche ora. E inoltre, denuncia il Forum H2O, c'è il rischio di un tombamento. Si perderebbero altri 5-6 anni di tempo come minimo. E probabilmente Edison già ci ha provato all'altra discarica Tremonti, aveva chiesto di poter tombare in loco i rifiuti e in quel caso ci è voluta una battaglia molto lunga per far sì che invece questo progetto non fosse approvato dal Ministero e ne fosse approvato un altro. Quindi davanti a noi questa revoca è veramente una cosa incredibile perché rischiamo di far permanere i materiali inquinati lì per molti, molti anni. L'Associazione per l'Ambiente chiede che sia l'azienda vincitrice del bando a procedere alla bonifica per poi farsi risarcire da Edison. E questo benché tra le motivazioni dell'annullamento della gara, quella della possibile difficoltà nel recuperare i soldi di Edison e quella secondo cui il progetto del bando non soddisfarebbe i requisiti di bonifica. Ma come? È un progetto che toglie tutto, toglie i rifiuti, toglie i terreni contaminati, completamente li allontana dal sito, li rimuove. E noi non conosciamo altre forme di bonifica più, come si dice, più efficaci ed efficienti rispetto a quelle andate in gara. Sit-in di Rifondazione Comunista questa mattina a Pescara in simultanea ad altre città italiane per chiedere un reddito per tutti i cittadini e più soldi alle famiglie bisognose. Paolo Renzetti. Innanzitutto rivendicare reddito per tutti, siamo dentro una emergenza sociale, molti lavoratori e lavoratrici non hanno ancora ricevuto neanche la cassa integrazione, i provvedimenti sono assolutamente inadeguati. Noi proponiamo l'estensione del reddito di cittadinanza a tutte le persone che ne hanno bisogno modificando l'attuale norma e pensiamo che bisogna aiutare tutte e tutti quelli che sono in difficoltà in questa fase. Pensiamo che le risorse pubbliche non possano essere indirizzate ad arricchire i ricchi di sempre. Riteniamo scandalosi che si chiedano 2.000 requisiti al cittadino normale mentre si dia il regalo a Confindustria del taglio dell'IRAP indiscriminato a tutte le imprese, anche a quelle che non hanno chiuso e non hanno avuto una riduzione degli utili. Riteniamo vergognoso che si sostengano imprese che hanno spostato le sedi legali all'estero per non pagare le tasse in Italia e che queste risorse pubbliche vengano date senza porre neanche delle condizioni, come per esempio che per i prossimi 2-3 anni non vengano effettuati licenziamenti. Pensiamo che bisogna fare una politica diversa, bisogna garantire un reddito a tutte e tutti in questa fase e bisogna investire sui bisogni sociali del paese perché, come ha dimostrato la pandemia, 37 miliardi di tagli alla sanità negli ultimi 10 anni ci hanno resi più vulnerabili al Covid-19 ed è per questo che invece chiediamo che si investa nella scuola pubblica per fare in modo che tutti gli studenti, tutti i bambini, tutte le ragazze e ragazzi possano tornare in classe, in classi di non più di 15
studenti, assumendo un numero adeguato di insegnanti. E poi bisogna dire la verità, in Europa non c'è ancora la soluzione, perché i soldi arriveranno tardi e sono pochi rispetto a un crollo del PIL del 13%. Bisogna esigere che la Banca Centrale Europea, come fanno tutti i paesi, le banche centrali, finanzi la lotta contro la crisi, perché sarebbe assurdo adesso fare debito per poi fare di nuovo tagli, come è accaduto in passato, e far ricadere il costo della crisi sulla popolazione, come è accaduto negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo già un paese in crisi, ce l'avevamo già prima della pandemia, è necessario invece assolutamente una svolta nelle politiche economiche. Bisogna andare a prendere i soldi laddove ci sono e non fare i regali a chi non se li merita, a partire dal gruppo FCA Auto e le altre grandi imprese che hanno portato le loro sedi legali all'estero e adesso ci invitano a comprare italiano. Criticità nel lavoro del distretto sanitario di base di Pescara Sud sono state denunciate dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che parla di regione assente. Siamo tornati davanti al distretto sanitario di Pescara Sud e tra l'altro ricordiamo abbraccia 70.000 utenze, il 60% della popolazione di Pescara, 4 ordini di problemi strutturali, strumentali, organizzativi e di personale. Nello specifico, udite udite, qui c'è un solo ecografo multidisciplinare obsoleto realizzato negli anni 2005-2007 che viene condiviso tra tutti gli specialisti e come potete ben immaginare tanti specialisti, soprattutto i cardiologi, non si trovano a disposizione sempre l'ecografo e hanno difficoltà a fare diagnosi e quindi si ritardano le liste d'attesa, si allungano le liste d'attesa e si dilatano le cure in maniera veramente indescrivibile. Quindi subito nuovi ecografi dedicati tecnologicamente all'avanguardia per far funzionare i distretti e i nostri specialisti. Personale, abbiamo registrato pensionamenti negli ultimi 10 anni non rimpiazzati, quindi una carenza cronica di personale. La struttura, queste sono strutture, edifici fatiscenti realizzati negli anni 60, come anche la medicina dello sport di Via Pesaro e il distretto di Montesilvano, non di proprietà, dove si pagano fior fior di euro di affitto, canone di locazione, strutture non a norma tante volte, pur avendo la AS realizzato 2 nuovi distretti, uno a Montesilvano e uno a Pescara Sud a San Donato, che sono stati lasciati così in abbandono e mai attivati. Quindi questa è una cosa veramente allucinante. E poi sull'organizzazione c'è ancora una visione ospedalocentrica che penalizza la medicina territoriale. Infatti l'imponente stanziamento di 11 milioni di euro sull'ospedale Covid e non abbiamo visto un euro sulla medicina territoriale. Dovrebbero invertire la rotta, tutto il contrario, perché il distretto qui si fa salute e prevenzione. E ora la cronaca, 23.000 mascherine sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Chieti in collaborazione con i carabinieri del NAS Abruzzo. La merce era priva dei certificati necessari alla commercializzazione. Alfredo Primante. 23.000 mascherine appartenenti alla categoria FFP2 risultate prive di idonea autorizzazione in procedura ordinaria oppure di idonea autorizzazione in deroga, come previsto dalla normativa emergenziale da parte dell'INAIL, sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Chieti, che sono riusciti ad intercettare il materiale e a toglierlo dal commercio. Partendo da un'informazione in materia di dispositivi medici, i militari del nucleo PEF della Guardia di Finanza, unitamente ai carabinieri del NAS di Pescara, sono risaliti alla filiera distributiva, individuando gli importatori che hanno portato in Europa i dispositivi direttamente dalla Cina. Le indagini hanno confermato i sospetti iniziali, ossia che alcuni soggetti della provincia di Chieti hanno fiutato l'affare e si sono attivati per reperire ed importare questi articoli in un periodo chiaramente di difficoltà e di emergenza come quello che abbiamo vissuto. L'esigenza di rinvenire in maniera urgente tali prodotti non ha consentito però di preoccuparsi della qualità dei dispositivi e di ottenere le autorizzazioni di sicurezza, scrivono gli investigatori, necessarie ad accompagnare questo tipo di dispositivi. In tempi di emergenza dunque continua l'attività di contrasto alla commercializzazione illecita di dispositivi di protezione individuale privi di idonee certificazioni circa la sicurezza e l'affidabilità del prodotto. La merce è risultata accompagnata infatti da certificati rilasciati da enti non accreditati, ovvero non attestanti la loro conformità agli standard qualitativi, solo in presenza dei quali si sarebbe potuta immettere la merce in commercio.
Piazza San Giustino e Scala Mobile sono solo alcuni dei 14 cantieri che partiranno in questi giorni a Chieti. Ancora tanto lavoro quindi per il sindaco uscente Umberto Di Primio, che ha visto appunto allungare di alcuni mesi il suo mandato a causa dell'epidemia da Covid che ha posticipato le elezioni probabilmente a settembre. Ai nostri microfoni Di Primio parla dei lavori pubblici e anche di sanità, con particolare focus al nuovo ospedale. Ascoltiamolo. Questi lavori che partiranno sono anche l'effetto di una programmazione durata nel tempo che abbiamo curato in questi anni, che abbiamo soprattutto avuto modo di curare con altre amministrazioni, perché tutti i soldi che arriveranno, parliamo di 80 milioni di euro, sono soldi che arrivano dall'Europa o dal governo nazionale. Quindi un'importante fase di progettazione prima, una attenta e capace attività di captazione delle risorse, e oggi finalmente iniziano a vedere la luce i cantieri. Ma stiamo anche lavorando su un'opportunità che ci viene data dal governo in questo momento, che è quella di una generale rinegoziazione di tutti i nostri debiti, e quindi con una rinegoziazione di quelli che sono i debiti che oggi noi abbiamo potremmo arrivare a rendere il nostro bilancio ancora più leggero, spalmandoli in un arco di tempo più lungo. Questo vuol dire per la prossima amministrazione non avere i guai che ho avuto io in 10 anni, ma avere mano libera per poter lavorare, per poter investire. La città di Chieti e la sanità abruzzese escono penalizzate dalle manie di grandezza dell'ex presidente della giunta regionale e di chi in qualche modo ha consentito a lui di fare proclami da megalomane e non progetti da governatore. Non mi contraddico quando oggi affermo che il project, se non è sostenibile, non va fatto, perché ho sempre affermato che qualunque investimento sulla mia città era un investimento che avrebbe trovato il comune pronto a collaborare, il project piuttosto che un'altra forma di investimento, ma se quel progetto non è finanziariamente sostenibile, se gli abruzzesi dovessero essere costretti a pagare più di quel che è dovuto per sostenere un progetto di un megalomane, io dico che quel progetto non va fatto. Questo non corrisponde a dire non facciamo investimenti. Proprio per questo ieri ci siamo visti, abbiamo discusso su progetti nuovi e su nuova progettualità per il presidio di Chieti, ma per l'intera ASL di Lanciano Vasto Chieti, e il nostro intento è quello di fare in modo che arrivino soldi veri sulla struttura sanitaria di Chieti, che ci sia un'attenzione nei confronti degli altri ospedali del territorio della nostra ASL e soprattutto che ci sia certezza su quello che deve essere fatto. Ma io credo che la prima cosa sia amare la città. Il ruolo del sindaco non è un ruolo politico, il ruolo del sindaco è il ruolo di un amministratore che deve sentire innanzitutto sotto i propri piedi tutte le buche della città e sentire nel proprio cuore tutti i problemi della città. Io questo credo di averlo fatto in un modo assoluto e totale. Forse ho perso qualche chance politica, ma la mia coscienza mi dice che ho fatto quel che era giusto fare in quel ruolo che è quello da sindaco. E adesso andiamo a Pescara per una nuova ordinanza che riguarda la socialità, la cosiddetta movida, di molti che stasera usciranno con l'intenzione di divertirsi, ma lo dovranno fare seguendo alcune regole. Al fine di prevenire qualsiasi rischio di ripresa del contagio e di evitare a questo scopo quegli assembramenti più volte segnalati in questi giorni dagli operatori di polizia, oltre che dai cittadini, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha emesso un'ordinanza di divieto della vendita per l'asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per il periodo che va da questa sera, 30 maggio, e fino al 14 giugno 2020. Al rispetto del provvedimento, che interessa la fascia oraria che va dalle 20 fino alle 7 del mattino, sono tenuti tutti i pubblici esercizi, le attività commerciali in genere, le attività artigianali del medesimo settore merceologico e anche i distributori automatici che prevedano la somministrazione di questo genere di bevande, sia nelle zone della cosiddetta movida che nel resto della città. Lo spirito dell'ordinanza è quello di permettere il consumo di alcolici solo dentro la struttura o a chi siede presso i tavolini del locale sistemati all'esterno. La ragione del provvedimento è far sì che la movida si svolga in maniera controllata col fine di mantenere quel distanziamento previsto per legge. E rimaniamo a Pescara, dove l'amministrazione comunale ha deciso una proroga del pagamento di alcuni tributi per cittadini e imprese, con la possibilità di una riduzione della Tari.
Presidente Di Pino, è il caso di dire buone notizie per i cittadini pescaresi, perché la commissione da lei presieduta ha deciso di prorogare il pagamento di alcuni tributi, ma ci sono anche altre novità. Sì, allora già dal mese di marzo, quando è iniziata questa fase di emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale di Pescara si è attivata per dare un sostegno, un aiuto ai cittadini, sia alle imprese che alle famiglie, tant'è che già da marzo avevamo previsto il rinvio delle scadenze Tari e Cosap dal 31 di marzo al 31 di maggio e inoltre anche un'esenzione Cosap di 2 mesi, quindi per il periodo di chiusura, sia per le attività costrette, obbligate per legge a chiudere, e sia per quelle che avevano autonomamente deciso di sospendere l'attività, quindi 2 mesi di esenzione Cosap decisi dal Comune di Pescara. Adesso, con una delibera della scorsa settimana, abbiamo ulteriormente rinviato il pagamento della rata Tari che è in scadenza il 31 maggio per le utenze non domestiche, quindi attività di impresa, negozi, professionisti, al 31 agosto. Ed inoltre è allo studio la possibilità di prevedere una riduzione delle tariffe Tari, quindi una rimodulazione delle tariffe in base al minor conferimento di queste attività che sono state chiuse e che quindi non hanno potuto svolgere la loro attività. La cosa importante è che abbiamo allargato anche agli studi professionali, Pescara è una città di servizi ricca di attività professionali, la possibilità con una semplice dichiarazione e autocertificazione di rinviare il pagamento che è previsto per il 31 maggio al 31 agosto. Con la COSAP, no? Anche con la COSAP abbiamo aggiunto ulteriori mesi a quelli già previsti e quindi una ulteriore esenzione per i pubblici esercizi, tra cui anche gli stabilimenti balneari, con l'esenzione del pagamento COSAP dal 1 maggio al 31 ottobre. Potranno decidere o di recuperare, quindi scontare la COSAP che dovranno pagare successivamente, oppure addirittura diamo la possibilità di chiedere un rimborso a queste attività, un rimborso della COSAP se nel caso in cui questa imposta sia già stata versata al comune. Ripeto, la cosa veramente importante è che allo studio la possibilità di prevedere per la Tari anche l'esenzione parziale sulla base del minor conferimento e anche per le utenze familiari, le utenze domestiche, la possibilità di uno sconto, un'esenzione sulla base della situazione reddituale per venire incontro a situazioni particolari di disagio economico. Quindi l'amministrazione di Comunale di Pescara, insomma, è accanto a imprese e famiglie, c'è stata e ci sarà. E adesso la pagina della cultura. Un gruppo abruzzese ha realizzato un video sulle note dell'Ave Maria come preghiera e messaggio di speranza nella lotta contro il Covid-19. Allora godiamoci questo brano. Ave Maria cantata per diffondere speranza contro il virus. L'interpretazione, a cura del Mers Ensemble Trio, intende rendere omaggio ai medici, alla polizia e al Papa, che secondo il gruppo sono stati tutti fondamentali nel combattere la pandemia, offrendo assistenza sanitaria, multe e preghiere. Abbiamo ideato un video che servisse da testimonianza attraverso musica e immagini di questo brutto periodo che ci siamo appena lasciati alle spalle e ovviamente, come ben noto, non potevamo fare concerti, non potevamo operare in live e quindi abbiamo deciso di creare un video, un elaborato a distanza, unendo la nostra musica alle immagini simbolo del periodo dell'emergenza e della lotta al coronavirus. Infatti sulle note della Maria di Gounod abbiamo selezionato tutte le foto tratte dal web, una lunga raccolta dove si possono vedere i medici impegnati nell'emergenza, il personale sanitario, ma anche polizia, carabinieri, le
forze dell'ordine e il ruolo che la Chiesa ha avuto nel gestire la situazione e nell'impegnare le sue forze nella lotta a questo virus. In tempi di Covid il video è stato realizzato dai 3 a chilometri di distanza, dalla Marsica a Francavilla al Mare, per poi essere diffuso su internet. E credo che sia un terreno per sperimentare l'arte in una maniera alternativa, che di sicuro non può essere sostituita alla potenza espressiva del live. Siamo così giunti allo sport, in primo piano il calcio. Il prossimo 8 giugno il Consiglio federale renderà ufficiale in Serie C la disputa dei soli play-off e play-out per determinare la quarta promozione in B e le squadre che andranno in D. Prima la finale di Coppa Italia, che potrebbe modificare anche l'avversario del Teramo, Jacopo Forcella. A luglio la Lega Pro vivrà la fase più intensa e conclusiva di un campionato che, almeno nella parte relativa alla regular season, quasi certamente può dirsi concluso qui. Perché l'8 giugno il Consiglio federale dovrà prendere in carico e approvare la proposta confermata dal direttivo della Lega di terza serie, che ha ribadito la necessità, per riprendere, di farlo solamente con l'appendice playoff e playout, promuovendo le prime dei 3 raggruppamenti, Monza, Vicenza e Regina, mandando giù in Serie D le ultime. Nel girone C invece sarebbero già definite le 3 condannate a tornare nei dilettanti. La regola dei distacchi manderebbe all'inferno calcistico il Rieti, il Rende e il Bisceglie. La vera notizia sarà l'adesione spontanea e volontaria agli spareggi, che assicurano un quarto posto in Serie B. Normalmente sarebbero 28 le formazioni pronte a dare battaglia in un mese, le 27 dal secondo al decimo posto di ogni raggruppamento più la vincitrice della Coppa Italia. E la finale tra Juventus Under 23 e Ternana dovrebbe essere il primo atto della ripartenza il prossimo 28 giugno. A guardare con interesse la gara Vibonese, Pistoiese e Como, le prime escluse dal lotto playoff ma ripescabili grazie al posto eventualmente liberato dalla vincitrice della competizione nazionale, purché sia quella del proprio girone. Questo cambierebbe qualcosa anche per il Teramo, vediamo in che senso. Se la Ternana vince la Coppa Italia va direttamente al primo turno dei playoff e fa scattare lo slot dell'undicesima del girone C. La Vibonese entrerebbe dunque negli spareggi affrontando il Catania, mentre al Teramo toccherebbe lo scontro in casa contro la Virtus Francavilla, proprio l'ultima squadra affrontata dal Diavolo prima dello stop a torneo causa avvio dell'emergenza. Se invece dovesse essere la Juventus Under 23 ad alzare il trofeo, tutto rimarrebbe com'è nel girone C, col Teramo che avrebbe un impegno decisamente più complicato al Ceravolo contro il Catanzaro, match secco con 2 risultati su 3 a favore dei calabresi, che invece aprirono il torneo dei biancorossi ad agosto. Tutto questo andrebbe fatto rispettando i protocolli imposti per evitare contagi e con la possibilità per il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, di attuare anche in corso d'opera quel passaggio dal piano B, playoff, a soluzioni diverse in caso qualcosa non andasse nel verso giusto. Dunque per il Diavolo adesso è tempo di ricominciare a sudare, perché tra poco più di un mese parte la lunga volata degli spareggi. Serviranno 5 settimane più o meno con impegni molto contingentati e bisogna riprendere feeling assoluto con il rettangolo verde e i ritmi di gioco. Nulla da fare, ma non è affatto una sorpresa per la modifica dei format dei campionati. Per quest'anno non se ne fa nulla, ma è possibile iniziare a mettere le basi per la stagione 2021-2022, che vedrebbe in ogni caso già mai una Serie B a 40 squadre, proposta che i club della cadetteria non accetterebbero mai, per non veder dimezzato il contributo della legge Melandri che assegna gli importi dei diritti televisivi. La soluzione è quella che Gravina sostiene da tempo, ovvero una Serie A 20 squadre, una B a 20 squadre, una C d'elite con lo stesso numero di formazioni, una categoria semiprofessionistica e infine il mondo dei dilettanti. Ancora calcio, se la proposta del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti dovesse essere ratificata, faremo prontamente ricorso anche alla magistratura ordinaria. Ad affermarlo al TG6 il presidente e coordinatore del comitato Serie D Salviamoci, cui hanno aderito anche le abruzzesi DD a rischio retrocessione, ovvero il Chieti e l'Avezzano. Il servizio è di Andrea Costantini. Una settimana fa il direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di portare al prossimo Consiglio federale la proposta della promozione delle prime e della retrocessione delle ultime 4 squadre dei 9 gironi, stando alle classifiche cristallizzate alla sospensione. Decisione che ha fortemente contrariato i club che, in caso di ratifica federale, sarebbero costretti a tornare in eccellenza e che si sono messi insieme e hanno costituito un comitato, Serie D Salviamoci, coordinato dal presidente del Grumentum Valdagri, Antonio
Antonio Petraglia, che di professione fa l'avvocato e così spiega perché queste retrocessioni sarebbero illegittime. Cioè, in questi giorni abbiamo sentito un mantra che veniva anche dallo stesso presidente Gravina, che in realtà è persona molto illuminata, molto preparata. Si dice: se ci sono promozioni ci debbono essere anche retrocessioni. E quindi collegandolo al merito sportivo, sono d'accordo, ma questi brocardi sono valevoli se la stagione si conclude, cioè nel caso di fisiologia degli eventi, no? Cioè, voglio dire, chi aveva delle aspettative di salvarsi e non ha potuto farlo sul campo, interviene un elemento esogeno. Come si regiona? Per effetto della pandemia tu non vieni salvaguardato, cioè c'è un provvedimento afflittivo, la retrocessione, e questa è l'abnormità della decisione. Peraltro, le decisioni del direttivo LND per Petraglia sono state prese senza ascoltare i presidenti, sono di stampo ragionieristico e non di buonsenso. Ci sarebbe un'alternativa, anche a prova di ricorsi. In Europa per Covid non si retrocede. Soluzioni molto semplici: bastava andare in sovrannumero l'anno prossimo, poi bisogna vedere quante squadre si riscrivono per la crisi, e era un anno eccezionale, si potevano trovare situazioni eccezionali. Già dall'anno prossimo si potevano prevedere un numero di retrocessioni più significativo, che tra l'altro perché era ragionevole? Perché neutralizzava da subito tutta una serie di ricorsi che invece ci saranno, perché noi in blocco andremo tutti alla magistratura. Non escludiamo, in ipotesi in cui dovessimo avere ragione, azioni risarcitorie parallele per i danni. Perché qui non ci fermeremo al discorso dei giudizi sportivi, perché queste società stanno subendo un enorme danno che sarà quantificato sotto il profilo patrimoniale. Al comitato hanno aderito anche le abruzzesi Chieti ed Avezzano, a rischio retrocessione. Il Chieti e l'Avezzano sono proprio l'espressione classica di due realtà fondamentali per il territorio che dovrebbero subire una decisione scellerata che li manderebbe in eccellenza, ingiustificatamente, quando avrebbero potuto difendere il titolo sul campo. Ma sa cosa significa questo a livello sportivo? La perdita di appeal di un titolo che è un titolo di serie D e dovrebbero degradare in eccellenza. È sacrosanta e giusta la protesta dei miei colleghi. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che tutti i servizi che avete visto potete recuperarli on demand sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Noi ci fermiamo qui, ma ritorniamo alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buon proseguimento.